Ciao amici, benvenuti ad una nuova esilarante puntata di Brap. In mia compagnia oggi abbiamo Francesco Giacomini, pilota expert categoria MX2. Ciao a tutti. Infine al suo fianco abbiamo Diego Giacomini, che è manager, preparatore meccanico e papà di Francesco. Ciao a tutti. E come sempre al mio fianco, immancabile, uno dei responsabili MotoAsi, Marco Magnetti. Ciao Marco. Ciao Francesca, ciao amici di Brap e di MotoAsi. Oh, che bello, sono veramente carica per questa nuova puntata. Allora Marco, parliamo un po' di questo campionato, parliamo un po' di Francesco. Allora, ma facciamocelo dire da Francesco, quali gare ha fatto quest'anno e come sono andate. Un'infarinatura, iniziamo. No, quest'anno abbiamo concluso un gran campionato nella Expert MX2. Siamo partiti con la prima tappa a Rivarolo Canavese, gara con molta gente, abbiamo fatto un gran numero, la categoria abbiamo fatto il pieno di cancelletti e abbiamo iniziato con un ottimo secondo tempo nelle qualifiche. Purtroppo, causa piccole differenze di moto, correndo con un 125 ho fatto due partenze piuttosto deludenti e una scivolata nella seconda manche, ma nonostante tutto abbiamo chiuso con un quinto posto totale nella gara. Beh, ricordiamo che 125 due tempi corre con la MX2, cioè corre con MX2, quindi la 250 quattro tempi. In partenza i 250 quattro tempi sono un pelino più avvantaggiati, poi la guida dei quattro tempi, dei trattorini, è un pochettino più agevole per quanto riguarda, ti massacra un po' meno, mentre per i 125 devi sempre stare a manetta a far cantare questo motore, vero? Sì, c'è molta differenza, però comunque si cerca sempre di stare al passo con gli altri. Beh, come abbiamo già detto sempre anche in altre puntate, Francesca, è che chi è che sa guidare forte guida a un passato da due tempi, poi passando a quattro tempi è molto più agevole. Francesco, quanti anni hai tu? Io ho 18 anni appena compiuti. Io, scusatemi, ho una domanda, perché gli amici a casa, insomma, non tutti sono degli intenditori, no? Che comunque sì, sono, magari si stanno appunto appassionando al motocross, al mondo appunto MotoAsi. Prima hai parlato di pieno di cancelletti. Per chi non sa cosa voglia dire, cosa significa? Cancelletti pieni significa che il numero di piloti ha raggiunto tutti i cancelletti che sono presenti in una pista. Ci sono varie piste che hanno vari numeri di cancelletti, la pista di Ravemarolo, se non ricordo male, ha un numero di cancelletti pari a 40, che è un gran numero di rivali, e vedere questa presenza significa avere molti rivali contro cui combattere con un ottimo passo. Quindi praticamente il numero di cancelletti sarebbero il numero di persone che possono fare la partenza, perché la pista può essere lunghissima, larghissima, ma se il cancello di partenza, che al massimo può contenere 40 piloti più mi pare il 10% fuori dal cancello, vuol dire pieno di cancelli, vuol dire che la partenza è completa. E quindi, come dice lui, categoria expert, 40 piloti, tanta roba. Andando ad analizzare, a parte il Rivarolo, io che ho fatto anche da direttore di gara da altre gare, comunque il numero è sempre stato abbastanza copioso per quanto riguarda il numero di partenti della expert, che è la categoria, diciamo, quella già di quelli bravi. Poi c'è il master, tu passerai il master il prossimo anno? Sì. Ok, quindi top level per noi è la master, e passare alla master vuol dire essere dei semi professionisti, se non già professionisti anche. Ma parlando di professionismo, lo sponsor principale penso che sia, come nel mio caso, sia stato il papà, giusto Diego? Sì, sì. Io e ovviamente mia moglie che sopporta tutto questo. Ma non si è appassionata del tempo? Sì, 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 sì. Quando può, visto che lavora anche la domenica a volte, ci segue Francesco sempre con piacere e ovviamente cuore di mamma, come si dice. E con paura, quindi. Con paura, ovviamente, con paura. Ma è figlio unico, Francesco? Sì, sì, sì. Coppo. Sì, abbastanza viziatello, però ha ereditato la passione da me per le moto e abbiamo continuato. Ci sono stati anche tanti infortuni in questi anni, alcuni anche abbastanza seri. Poi la passione ha prevalso, si è continuato e finalmente quest'anno ci ha premiato con un bel secondo posto nella categoria expert, che insomma ci ha
reso veramente contenti. Infatti Diego, ma raccontami qualcosa di te, no? Com'è che ti sei approcciato tu? Ma sì, io diciamo che la mia carriera motociclistica è iniziata tanti anni fa con le moto da strada, poi siamo passati all'enduro, ma semplici giretti con gli amici, e poi niente, quando ha cominciato ad andare in moto lui ci siamo avvicinati alle gare e io a 40 anni, non potendo più fare i miei giretti con gli amici, ho deciso di cominciare a correre anche io, e fino a un buon risultato nel 2014, sempre con Motoasi, dove ho chiuso terzo il campionato veteran per i piloti oltre i 45 anni di età. È stata una bella soddisfazione, adesso speriamo di poter rientrare l'anno prossimo nelle gare, vorrei tornare perché insomma mi manca tanto. Quindi ha preso 2 anni sabbatici, ma in realtà ha fatto correre il figlio, quindi ha seguito il figlio. Oramai mi pare abbastanza improntato lui, quindi... Sì, però poterlo seguire, perché solitamente correvo io, lo stesso giorno correva lui, era piuttosto complicato. Quest'anno ci siamo accorti che il fatto di non correre... pesa a me, però rende lui più sereno e quindi appunto il risultato penso che sia stato anche dato da quello. Certo. Ma tu hai mai provato un quattro tempi? Sì. E come ti trovi? L'ho trovata una moto che semplifica molto la guida. Ha un motore che aiuta tanto, pilota, però manca di quella, diciamo, quella tecnica che ti richiede il due tempi in generale, perché alla fine chi è nell'ambiente da tanto, chi ha conoscenze nel motocross, sa che il motocross è nato due tempi, quindi poter andare forte con quelle moto significa essere capace, avere una buona tecnica di guida e tutto, ed è molto più soddisfacente secondo me vincere o arrivare a fare buoni risultati con una moto del genere. Ma vedresti un futuro poi col quattro tempi ovviamente? Boh, si vedrà, penso che per ora sono improntato ancora al due tempi. Con cosa corri te? Che marca? Yamaha. Ma la tua prima moto invece qual è stata? La mia prima moto è stata un Malaguti 50. Ho iniziato da piccolo a 4 anni, è stato un regalo dei miei genitori, tanto atteso. E piano piano si è passati dai piccoli 50 per iniziare a un qualcosa di un po' più potente, passando agli HM, e infine abbiamo iniziato le gare con la prima moto a marce, cioè un 65 Kawasaki del 2004, iniziando a correre nel 2006 e concludendo anche lì un bel campionato regionale. Non mi aspettavo comunque di trovare rivali così forti, perché non avendo mai corso non avevo conoscenze nell'ambito, però è stato un bel campionato, concluso nei 10, quindi più che soddisfatto. Bene. Diego, e la tua prima moto invece te la ricordi? La mia prima moto, se parliamo proprio, parliamo di fuoristrada, abbiamo iniziato con un Honda XLR, altrimenti la prima era un Honda 350 Furo, me la ricordo. Sì, insomma, le mie finanze erano arrivate fin lì e quello abbiamo comprato. Però la passione per la moto non è mai finita. Diciamo che il cross, come l'enduro, il fuoristrada è veramente nel mio cuore. E invece l'ultima moto qual è stata? Quella del 2014? Quella lì era una Yamaha YZ250. Due tempi sempre? Sempre due tempi, a casa mia si ragiona solo due tempi. Ah, ho anche, infatti, la passione mi ha portato anche a restaurare un KTM 500 dell'87. Bianco sella rossa, stupenda. Ma sì, infatti sì. Prima l'abbiamo detto, no? Che sei anche meccanico. Sì, la mia passione, infatti il garage è praticamente un'officina dove ci sono moto, di tutto, e le macchine stanno fuori. Sempre per la gioia di tua moglie, immagino. Ovviamente, perché la mattina dovrà sghiacciare la macchina. Ma senti un po', Francesco, fuori onda mi dicevi che passerai il prossimo anno probabilmente in 250, due tempi. Sì. Hai già provato la differenza? Sì, ho già provato la differenza, ho fatto l'ultima gara con la moto di mio padre, ho provato a fare una gara con sta moto e mi sono trovato molto meglio, è una moto che si adatta molto di più al mio stile di guida, mi permette un passo
molto più elevato, abbinandosi molto meglio. E ho provato anche la moto che ho intenzione di acquistare, che è Yamaha 2.5-2 tempi 2017, e l'ho trovata una moto molto completa, cioè bella potente anche. Sì. Che differenza c'è di cavalleria per quelli a casa tra 125 e 250 più o meno? 125 è una moto che si aggira intorno ai 35, quelle un po' più potenti arrivano a toccare i 40 cavalli. E mentre un 2.5-2 tempi supera tranquillamente i 45-50 cavalli. Siamo quasi in chiusura del primo blocco. Francesco, un'ultima domanda: i tuoi progetti per il 2017? Per il 2017 ho intenzione di correre il campionato Master MX1 e l'obiettivo è riuscire a fare un risultato da entrare nei 5. Naturalmente, essendo la categoria top rider, sarà davvero difficile, però adesso stiamo già iniziando ad allenarci per il nuovo anno e puntiamo a fare bene. Siamo al termine del primo blocco di Brap, salutiamo Francesco Giacomini. Ciao a tutti. Mi raccomando amici, non vi spostate dal divano, diamo linea un secondo alla regia e tra poco siamo ancora con voi, con Brap. La maggior parte dei produttori di telefoni cellulari di oggi sono più interessati a fornire caratteristiche accattivanti come una rubrica super veloce, applicazioni, fotocamere ad alta tecnologia e un look favoloso, piuttosto che a costruire un telefono o un tablet che resista ad ogni tipo di urto. Invece i telefoni cellulari e i tablet costruiti da Hardmadillos nascono per resistere a tutto. Non hanno come priorità il design, ma il vantaggio è evidente. Se trascorrete il vostro tempo a scalare rocce, a fare rafting o a praticare altri sport estremi, o se siete dei lavoratori sempre in movimento che lavorano nei magazzini o nella fase di produzione, dovete avere un cellulare o tablet affidabile per una comunicazione sicura e un costante accesso ai dati. Perché Armadillos ha deciso di sviluppare e produrre dispositivi Rugged? Perché questi cellulari e tablet nascono per essere un valido supporto a chi utilizza questi strumenti in ambienti di lavoro difficili. Vedi edilizia, meccanica, agricoltura, grandi poli industriali, forze dell'ordine e molto altro ancora. Infatti, sono adatti anche a chi pratica sport estremi o all'aperto, come mountain bike, canoa, sky surf e arrampicata. Perché voi dovreste scegliere soluzioni di tablet e smartphone rugged? Semplice, perché grazie al loro involucro sono resistenti alla polvere, non entra assolutamente nulla all'interno dell'apparecchio. Resistenti agli urti, possono cadere da un'altezza media di 3 metri senza subire nessun danno. Resistenti all'acqua, possono essere immersi fino ad un metro di profondità, senza che l'acqua penetri all'interno dell'apparecchio. Per qualsiasi altra informazione e per conoscere i vari modelli che Armadillos ha studiato e realizzato, visitate il sito www.hardmadillos.it. E rieccoci di rientro dalla pubblicità. Siamo ancora in compagnia ovviamente mia, Francesca Martinez, Marco Magnetti, Diego Giacomini e Daniele Ghirardello, papà di un pilota categoria sport di nome Dennis. Ciao a tutti. Marco, introduciamo un po' il nostro papà. Beh, allora a questo punto salutiamo subito Dennis, che comunque è un grande abbraccio e un grande saluto da parte nostra. E il papà l'abbiamo voluto qua insieme appunto a Diego, perché volevo parlare in questa seconda tranche, volevamo parlare di una gara molto particolare e secondo me emotivamente la più bella di tutto l'anno. Era un memorial Colombo, purtroppo una famiglia tragicamente scomparsa 3 anni fa, dove io per la prima volta quest'anno sono andato a fare il cronometraggio, un po' il factotum diciamo della manifestazione. Ero un responsabile di Motoasi, quindi presenza lì, e mi ha toccato veramente tanto e ho voluto qua in studio appunto questi ragazzi che sono stati tra gli organizzatori di questo evento. È una gara che abbiamo organizzato appunto in memoria di un papà e due bimbi, carissimi amici, scomparsi appunto circa tre anni fa a Rivarolo Canavese. Purtroppo erano lì per una gara, sono andati a dormire nella loro roulotte e alla mattina la stufa aveva creato dei problemi e niente, sono purtroppo venuti a mancare tutti e tre, lasciando un vuoto enorme.
noi, essendo emozionati, ancora nell'emozione, abbiamo voluto creare qualcosa che potesse ricordarli e comunque poi fare del bene, da tutto questo male potesse venire qualcosa di bello. Quindi abbiamo deciso di creare questo memorial che Motoasi tutti gli anni ci aiuta a rinnovare con delle emozioni fortissime. Beh, quest'anno è stato veramente bello, perché vabbè, per me era il primo anno. Mi auguro di poter partecipare anche il prossimo anno e quelli dopo ancora venire. Tantissima gente, poi una coreografia fantastica, perché i ragazzi loro hanno organizzato proprio tutto alla perfezione. A ogni iscritto hanno regalato una maglietta, c'è stato un giro d'onore, tutti con la maglietta. Poi abbiamo avuto anche la partecipazione della Licia, che è la mamma, ed è stato il primo anno che è venuta. Io ho la pelle d'oca a raccontarvelo. È stato veramente emozionante, gli abbiamo fatto dare la partenza e l'arrivo del giro d'onore, è stato toccante. Poi c'è stata la gara vera e propria, i ragazzi sono comportati tutti bene, sì, devo dire, sì, sono decisamente, a posto. Credo che abbiamo fatto anche un bel lavoro a livello di organizzazione, si sono divertiti tutti, zero incidenti. Sì, zero incidenti, forse sono caduto io male dal trapattello, ma no. però Marco è stato fondamentale, ci ha aiutato tantissimo e ci ha dato degli input anche per l'anno prossimo, che saranno sicuramente utilizzati. Ma anno dopo anno si può solo che migliorare, la strada è quella giusta e credo che sarà proprio una manifestazione da ripetere, penso, per i prossimi 100 anni. Certo. Tanta gente, 55 equipaggi adulti e 13 equipaggi bambini. Beh, comunque c'erano parecchie autorità, vero Daniele? Chi c'era? Sindaco, parroco e alcuni rappresentanti, io penso delle istituzioni, qualcosa del genere c'era. Sì, c'era e tantissimo pubblico, veramente tanto. Tanta gente è venuta a vedere, perché penso che è bello ricordarsi queste cose, non solo della gara ma anche di quelli che ci sono venuti a mancare, che sono con noi. Noi facciamo questa cosa per non dimenticare. Ma allora ricordiamo i nomi di queste tre persone. A parte che Colombo è il cognome, però... Allora, Fabrizio, il papà. Poi Martino, il più piccolino. E poi Luca, che praticamente hanno fatto le gare con noi per quasi 10 anni. Quindi era gente di famiglia. Una famiglia. La federazione è per noi una famiglia, cioè il gioco del motocross per noi è una famiglia. Beh, l'elemento comune di tutti i nostri ospiti comunque è sempre uscito fuori, Francesca, che il mondo del motocross è famiglia. Ma assolutamente, sì, in ogni sua forma. Aggregazione, luogo in cui ritrovarsi, mangiare, no, mi ricordo gli ospiti delle altre puntate, proprio il cibo, proprio un momento di... così, di familiarità, no? Ma scambio. Infatti proprio anche per questo, alla fine della gara, poi dopo loro si sono ritrovati, chi ha portato il salame, chi il vino, c'è stata una bella festa e quindi un bel ricordo, cioè una bella manifestazione. E come dico, come ho detto prima, la più bella di tutto l'anno, sinceramente. Certo. A me e Roberto Caselli, che è stato il direttore di gara, è piaciuta veramente tanto. E spero vivamente che il prossimo anno Motoasi mi rimandi di nuovo a farla. Daniele, anzi Ghiro, che cos'è che comporta organizzare una manifestazione del genere con così tante persone? Bene, allora, mi chiamano Ghiro perché hai fatto bene a chiedermelo, perché dormo, sono una persona molto agitata. Ma non per il cognome Ghirardello, no? Sì, un po' per tutto, un po' per il cognome, un po' perché sono abbastanza agitato, il Ghiro dorme e allora hanno fatto un compromesso, una cosa del genere. Lascia perdere Ghiro, eccetera. Ok, va bene. Allora, organizzare una manifestazione del genere ci vogliono parecchi mesi. Mesi per trovare gli sponsor, mesi per trovare la gente giusta, chiedere per le ambulanze, chiedere per la pista, chiedere tanti favori a tanta gente. E penso che c'è ancora gente che ha voglia di fare senza chiederti niente in cambio. E questo è stato, diciamo, il punto forte di questa manifestazione. Ah, tra le altre cose so che questa manifestazione è tutto scopo benefico e tutto il ricavato, come gli altri anni, va a un'associazione dove
dove c'è, dove ci sono dei problemi. Mi pare, e qui di nuovo chiederemo a Ghiro, che comunque tutto il ricavato va appunto a un'associazione per la ricerca sul midollo spinale. Sì, mi pare. Tutti gli anni destiniamo i soldi che incassiamo dalla gara a delle associazioni che hanno bisogno, non è mai una fissa, ma viene indirizzata dalla Licia, la mamma dei ragazzi. Lei indirizza e ci dice: quest'anno ho il piacere che li date a questa associazione, l'anno scorso l'abbiamo data a un'associazione di bambini che avevano dei problemi. Soldi neanche tantissimi, però quando li dai e vedi la gente che non si chiede il perché, neanche da che parte arrivano, basta che sei lì con loro. Questa è una cosa che penso non apprezzo. La pelle d'oca. Sì. Diego, quindi ho capito che saranno tante le persone che hai voglia di ringraziare. Sì, sono tante, e vorrei solo precisare che, visto che quest'anno la presenza dei piloti ci ha dato un buon rientro, abbiamo deciso di donare a due associazioni. Una appunto è quella per la ricerca delle lesioni del midollo, cosa che è inutile star lì, spaventa molto noi crossisti, e l'altra è la rete di Emma, che si occupa di aiutare bambini con problemi, è un'oncologia pediatrica praticamente, aiutano questi bimbi, e ci sembra molto importante perché, visto che noi possiamo divertirci, ci possono essere dei bambini che possono continuare a divertirsi. E tutto questo è stato possibile anche grazie a questi amici che ci hanno aiutato con del materiale che abbiamo dato poi con questa piccola rifa, e sono Croshop, nella persona di Manfredi in particolare, che è stato di cuore e un carissimo amico del Ghiro. Poi c'è Dino Cross, che ci ha aiutato per la prima volta e lo ha fatto subito senza problemi, con il cuore in mano. Underhol, che anche l'anno scorso ci ha dato una grandissima mano e ci ha permesso veramente di dare una marea di materiale, e poi c'è MX Bazar, che ha partecipato alla gara come pilota, lui e il bambino. È una persona fantastica, ha dato del materiale bellissimo da dare in questa lotteria, addirittura un casco. È stato veramente una persona con un cuore grandissimo e ha permesso a questa gara di avere un successo, e speriamo l'anno prossimo di bissare magari anche qualcuno in più, perché no? Certo, poi magari ci saranno anche state altre persone, no, che ti hanno aiutato, che magari in questo momento non ti vengono in mente, così almeno salutiamo anche loro. Sì, ci sono gli altri organizzatori, Pietro Turazza, Ungaro Salvatore, Marelli, Aldo, tutta gente, il Carletto, insomma, che poi sono tutti papà di altri piloti, tutta gente che fa parte della famiglia, come dicevamo, e niente, questa famiglia si è veramente stretta attorno a questo dolore, ed è stato stupendo, è bellissimo tutti gli anni, anche se ci sono mesi di lavoro, poter lavorare con queste persone. Fare discorsi a braccio è sempre difficile, poi ringraziare la gente se viene sempre difficile. Io in coda metto sempre ringrazio tutti quelli che mi sono dimenticato, però vorrei ancora ringraziare tantissimo Ivo, Luca di Moto Asi, che comunque ci danno sempre un gran contributo, e in più Dennis Raviola, che è proprietario della pista, insieme a sua moglie, della pista di Rivarolo, sì, che hanno contribuito tantissimo e hanno fatto trovare una pista bellissima per questa, sì, manifestazione. Due persone fantastiche. Certo, Marco, perdonami, siamo ormai giunti alla chiusura, quindi data. Allora, la data più bella di quest'anno, a parte la gara, è il 27 di novembre, Francesca devi esserci anche tu, 27 novembre, le premiazioni finali di Motoasi, al Mago di Caluso, a Caluso ovviamente, dove c'è il vinello buono, e ci saranno anche le premiazioni, vi aspettiamo numerosi e tantissimi. In più, il 4 dicembre, l'Endurance Party a Romano Canavese. Molto bene, io ovviamente ho promesso, quindi mi raccomando amici, 27 novembre, tutti pronti, perché ci sarò anche io a questa premiazione fantastica. A questo punto salutiamo i nostri ospiti, salutiamo il Ghiro. Ciao a tutti. Diego Giacomini. Ciao a tutti. Ciao Marco. Ciao Francesca, a presto, e ciao amici di Motoasi e di Brap.
Esatto, amici, mi raccomando, ci vediamo alla prossima settimana, alla prossima puntata di Brab. Non mancate! Sono Nico Penzo, sono un ex calciatore dell'Hellas Verona e non solo, e sono il presidente dell'associazione Ex Calciatori Hellas Verona, e la nostra è un'associazione a scopo benefico, ci occupiamo di solidarietà, lo scopo primario è quello di aiutare l'universo giallo-blu. La nostra associazione nasce anche e ha come concetto un senso di riconoscenza nei confronti di questa città e della gente che ci ha voluto bene, per cui ci adoperiamo anche affiancando alcune associazioni del territorio, vedi Abeo che si occupa di bambini oncologici, Serrit, fanno parte della stessa associazione Osvaldo Bagnoli, Gigi Sacchetti, Pierino Fanna, Domenico Volpati, Damiano Tommasi, non vorrei dimenticarne qualcuno. Siamo poi, tra l'altro, è una cosa straordinaria, abbiamo vissuto tutti il momento più alto dell'Hellas Verona, per cui il poterci rivedere, il poter stare assieme con una finalità benefica per noi è un qualcosa di straordinario. È già il terzo anno che prendiamo in mano questo progetto, un progetto che sicuramente dà tanto a loro, però è tanto quello che da noi, ci arricchisce di valori che magari col tempo si vanno un attimino a perdere, e questi ragazzi qua ti fanno capire come siamo fortunati noi e che in realtà esistono nel mondo, e devo dire che io non vedo l'ora che arrivi questo momento per poter riprovare certe emozioni. Siamo vecchi giocatori che siamo molto uniti in questa associazione che si mette a disposizione degli altri, e cerchiamo in qualche modo di tirare su, di raccogliere dei fondi che così devono essere destinati, poi ci sarà un consiglio che decide. Qualche anno fa, ad esempio, con il nostro consiglio ha deciso di finanziare 2 trapianti di midollo. È un'associazione che sta facendo molto, e insomma siamo sempre a disposizione per cercare di aiutare gli altri.